Cos'è un coder dojo? Dalla parola stessa, coder dojo, i coder dojo sono degli eventi che a noi piace definire come delle palestre per giovani programmatori, tant'è che appunto, il neologismo deriva da coder, programmatore in inglese, e dojo, che sono le palestre dove si imparano le arti marziali, e non a caso si utilizza questo termine perché l'idea è quella di allenare i bambini come si fa appunto con le arti marziali, per cercare sempre di migliorare se stessi, di ottenere un risultato, insomma, che deve essere sempre migliore, e allenare se stessi nella programmazione. Quindi l'idea degli eventi Coder Dojo è quella proprio di, non è contrariamente a quello che si potrebbe pensare, lo scopo di creare una nuova classe di programmatori, cioè l'idea non deve essere necessariamente quella che tutti i bambini della presente generazione devono diventare per forza dei programmatori, ma imparare a programmare oggi significa imparare ad utilizzare meglio il software, ad utilizzare meglio i programmi, ad essere degli architetti migliori, perché tutti i professionisti di quel settore utilizzano il software, ad essere degli stilisti migliori, ad essere dei cuochi migliori, come dico sempre durante gli eventi. Coder Dojo FQG è, possiamo dire, una sorta di movimento, perché attualmente non siamo un'associazione, siamo un gruppo di appassionati di informatica, chi lo fa per professione e chi insomma lo fa solo per passione, appassionati di informatica, genitori e non genitori, che hanno deciso di spendere i propri sabato e le proprie domenica organizzando appunto questi eventi in modo gratuito, cercando di divulgare il più possibile questa cultura della programmazione, intesa proprio come scoperta, intesa proprio come utilizzo dell'informatica in modo creativo, e la dimostrazione del fatto che i Coder Dojo entusiasmano molto i loro partecipanti risiede nel fatto che noi durante i nostri eventi di fatto facciamo realizzare ai ragazzini, ai bambini che possono partecipare dai 7 ai 13 anni, facciamo realizzare dei giochi che sono molto molto semplici, cioè dei giochi che se paragonati con i giochi che loro abitualmente utilizzano sugli smartphone e sui tablet, sono dei giochi semplici che se li presentassimo già così preconfezionati probabilmente non stimolerebbero un loro grande entusiasmo, ma il fatto che se lo costruiscono autonomamente, che da soli riescano a controllare con i tasti un personaggio che è in grado di saltare e magari di cogliere degli oggetti che volano, ecco, questo fa scattare in loro proprio la luce della scoperta, si vede proprio lo sguardo entusiasta di chi sta scoprendo le cose, e soprattutto perché questi nostri eventi sono di fatto delle non lezioni. Cerchiamo subito di mettere chiaro fin dall'inizio che non c'è un maestro e degli studenti che devono imparare e replicare magari in maniera abbastanza limitata, nel senso che senza troppi gradi di libertà, anzi al contrario. Loro possono fin da subito sperimentare, cambiare magari il personaggio che in quel momento chi sta facendo il tutor sta proponendo, oppure possono cambiare lo sfondo, possono cambiare le tematiche, quindi c'è pieno spazio alla loro creatività.